E ci siamo, dopo la grandiosa prima parte con la preparazione al viaggio e la seconda parte che non abbiamo capito nulla ma almeno siamo andati avanti, è il momento di arrivare tutti in pari con Hunter x Hunter e poi nulla. Ora facciamo questi 13 capitoli restanti e poi magari un nuovo video ogni 10, ci state? Sempre se anche questo video farà le sue belle visite, sia chiaro. Prima di iniziare, oltre a ricordarvi le regole del si seguono gli eventi del manga e si usano i nomi dell'adattamento italiano, sono costretto a ritrattare due cose dette, due esattezze per la precisione, la prima situata nel primo video, la seconda nel secondo video. Che culo, eh? Innanzitutto dissi che Beyond Netero è l'unico attualmente in vita estrandato e tornato nel continente oscuro. In realtà è l'unico ad averlo fatto in via ufficiale, in quanto l'altra persona che andò con Netero è Rin Ors Dovr, che, pur non venendo mai citato ufficialmente, nella saga delle elezioni la vediamo anziana ancora in vita. La seconda fesseria è che ho detto che Camilla ha la bestia Nen con abilità di far tornare in vita. No, quello è il suo potere Nen peculiare, la sua bestia invece è questa. Ma ora partiamo subito, io sono Ocelot MDB e se questo video vi piacerà vi invito a seguirmi qui su YouTube, lasciare like e poi venire a trovarmi su Instagram, ad esempio, o TikTok. Ci state, no? Facciamo la conoscenza di questo essere immondo, capo del clan Shu e questo coso del clan Sha, che si chiamano Onior e Broccoli, in giapponese, l'avete capita? Entrambi sono un non direi preoccupati, ma seccati della presenza dei ragni a bordo, in quanto portano solo casini col loro modo di fare, di conseguenza chiedono ai loro luogotenenti di trovare Isoka prima di loro, offrendo addirittura una bella somma a chiunque lo troverà e persino a chiedere a loro indizi, seppur loro sanno anche sarà difficile essendo Isoka un floor master nell'arena celeste. Vi immaginate se col suo potere si è sostituito a qualcuno del clan? Fantastico. Facciamo alla fine la conoscenza di Morena, capo del clan Ei, che è caruccia ma matta peggio degli altri. Questo perché possiede un'abilità chiamata contagio. In pratica, tramite la sua saliva, può rendere suo membro una persona fino a un massimo di 22 più lei, che è il membro 0. Ogni persona che verrà uccisa da un membro da lei creato salirà di livello. A livello 20 si sblocca un potere e a livello 100 si diventa membri 0. Un civile vale un punto, chi ha un potere Nen ne vale 10. Un principe addirittura vale 50. Lei e gli altri comunque hanno quelle cicatricione in quanto sono tutti figli legittimi di un re, ad esempio nel caso di Onior è il fratello del re. E quelle immagini lì sono tutte cose successe davvero e Togashi tra i quattro è il più folle. Il clan Sha controlla le risorse del ponte 5, il clan Shu traffica armi e esseri umani nel 4 e Ei fa da mediatore con le persone più ricche. Tutto chiaro? Tenetelo a mente perché è importante, tra l'altro. Clan Sha, Clan Shu, Clan Ei, Shu, Ei, Sha. Dove lavora? Togashi. Nobunaga, Feiten, come si chiamava lui? Come si chiama? Ah, sì, Finks, vanno nella stiva a cercare le loro robe pericolose, tipo l'ombrello, e Zan Zan Zan, un omicidio. Chi è stato? Non si sa, probabilmente però Ruini del clan Ei, livello 21, che ha sbloccato il potere di Bucciarati. Da Mukkaman, che appare solo per spiegarci le cose, comunque apprendiamo che Ruini ha ucciso 20 persone su 21, una donna superstite, che loro non ne hanno idea del motivo, ma appunto per sbloccare il suo potere, e vi ho già spiegato il motivo, quindi andiamo avanti. L'unica sopravvissuta a questi 20 uccisi è questa ragazza che racconta tutta la caduto a... vabbè, mi sono seccato di chiamarlo Mukkaman, la verità è che dal primo episodio che non ricordo assolutamente il suo nome, quindi lui, spiegandogli che in pratica è entrato nella stanza ed è sparito. E alla fine scopriamo che pure lei è del clan Ei, ma di livello 1. Non è brutta, tra l'altro, ha il suo fascino. E Mister Cicatrice voleva a lei raccontasse tutto, proprio perché voleva testare le abilità investigative di lui. Il suo potere si attiva se entra in una stanza con una porta e mura impenetrabile, gli permette di aprirsi un passaggio con cui andare da una parte all'altra. Può tornare quando vuole, ma se la porta viene aperta non lo potrà più fare, e in più può muoversi solo in luoghi che ha visitato. Ovviamente i ragni presenti capiscono subito essere un piano per farli finire nei casini, ma decidono ugualmente di investigare, arrivando a una porta probabilmente chiusa, dove poi vengono accerchiati da uomini armati capeggiati dal luogotenente del clan Sha. Tuttavia non vengono attaccati perché da un'altra parte c'era Franklin col vice boss che assicurava non essere stati loro, a meno che non fossero stati attaccati, e Sphinx, sbattendosene del tenere segreto tutto, dice che probabilmente è una messa in scena per accusare loro affinché il vero cattivo possa entrare nella stanza, dato che solitamente è la condizione di un'abilità di teletrasporto.
E giustamente il luogotenente capisce che i ragni vanno un pochino tenuti calmi perché se ne sbattono di tutto e sono quindi fattori molto rischiosi. In una stanza speciale si tiene quindi un meeting dove, senza mettere in mezzo il Nen, viene spiegato la tragica situazione di uccisione collegate comunque alla lotta dei principi a strani rituali, e viene chiesto di rimodellare la divisione degli eserciti con il consenso di Benjamin per spostare più guardie ai ponti inferiori per mantenere meglio l'ordine, altrimenti la nave potrebbe cadere nel caos e venire affondata. E Togashi ci mostra lo scenario e addirittura decide di far vedere, letteralmente, uno stupro che in un manga non è che sia una cosa così assurda, sia chiaro, ma in un manga shonen di Shonen Jump è rischioso? Non so, credo sia uno dei primissimi casi in cui vediamo una cosa del genere su Shonen Jump. Altre chiacchiere dei ragni che entrano nell'ufficio del clan Sha e chiedono di poter vedere cosa ci sia dietro quella porta, in cambio però di portare la testa del killer, mentre soldati fanghirlano sulla loro presenza. E finalmente una infografica ci riassume dove, nel quarto giorno di navigazione, sono situate tutte le persone. Vediamolo subito. Partiamo dal ponte 5 e andiamo verso l'alto. Ponte 5. Ou, il luogotenente di Sha, Nobunaga e Finks sono nell'ufficio, mentre Feitan fa la guardia fuori, Franklin nella sala da pranzo, Maki in una cabina. Ponte 4. Qual, Bonolinov e Shizuku stanno appunto attraversando il ponte 5 per arrivare al 4, mentre il luogotenente del clan Shu sta negli uffici. Ponte 3. Il killer negli uffici del clan Ei, Leorio e Cedo nella stanza ospedaliera, vari membri dello Zodiaco negli uffici politici, Kashu, la tipa che ha denunciato per finta il killer, nella stanza sua, e Lumi e Kalluto nel ponte scoperto. Ponte 2 e ponte 1 invece è tutto uguale a come abbiamo lasciato con Kurapika. In tutto ciò viene emanata un'ordinanza di tornare tutti necessariamente nelle proprie stanze, addirittura concedendo di sparare a chiunque si fosse rifiutato, e ciò porta appunto a incontrare Kalluto e Lumi. Lui ha il biglietto addirittura da VIP, in quanto Zoldyck, che dovrebbe salire al ponte 2, ma chiede di restare al ponte 3 per lavoro, supponendo quindi per Hisoka, e confermando anche la presenza di tutta la banda dei ragni sulla nave, facendo quindi venire un colpo a tutti i presenti. Gli viene offerta una stanza al ponte 3 per restare, lui vorrebbe con una doccia, ma non si può. Ma si presenta un problema più grande, trovano lì la principessa Fugetsu. E qui finiscono i volumi usciti, perché i volumi di Hunter x Hunter escono ogni 10 capitoli, ma nel momento in cui Togashi riprende a scrivere. In pratica i prossimi 10, ovvero il volume 37, usciranno sotto forma di volume nel momento in cui Togashi inizierà a pubblicare altri 10 capitoli. Ma continuiamo lo stesso, dai, continuiamo. D'ora in poi dovrò fare affidamento su traduzioni non ufficiali, quindi scusate, però ci fidiamo. Fugetsu si rifiuta di parlare di cosa sia successo, se non con la sorella Kasho. Questo però preoccupa un po' tutti, che non possono fare a meno di portarla direttamente nella sua stanza e basta, confermando però che lei abbia un'abilità di trasporto e che quindi potrebbe star macchinando una fuga. Scopriamo quindi come funziona il suo potere effettivamente. È un potere complementare a quello di sua sorella, in quanto lei apre una porta, si infila dentro, la porta sparisce e l'uscita può essere aperta solo da Kasho. Tuttavia, se entrambe vengono chiuse, vengono portate in un posto completamente diverso. O almeno credo. Melody calma tutti con la sua musica e si inizia a capire se stiano tutti macchinando qualcosa da effettuare la sera del banchetto della prima settimana di viaggio. Stanza 1008. Come sospettato dalla guardia, anche uno dei presenti ha iniziato a essere contagiato dal fumo del principe, quello che se lo inizia a respirare inizia ad amarlo, circa quindi 70 ore necessarie per far innamorare uno che parte completamente senza sentimenti. E già che c'è il nostro amico che chiacchiera tanto con la testa, stabilisce ogni parametro della bestia Nen del principe e ogni suo funzionamento, e proprio per questo, tramite il suo Predator, riesce facilmente a distruggere quella terribile bestia usando appunto questo incubo qui. Nella stanza 1011, intanto, sempre in contatto, chiacchierano sul fatto che Fugetsu si sia ormai bruciata, in quanto tutti sanno del suo potere. Una guardia ha usato la sua abilità How to Get Away with Murder, che si attiva quando il target arriva a 20 metri di distanza da lui e appunto lo avverte, ma se lui a sua volta avesse comunicato quella cosa, avrebbero capito essere un utilizzatore Nen, e il clandestino, tra l'altro, è stato definitivamente acciuffato. Ma è stato acciuffato quindi l'uomo con la cicatrice in faccia? O è successo qualcos'altro? Non lo sapremo mai. Elkenburg fino a questo momento ha portato lettere per il padre solo con l'obiettivo di far abbassare la guardia alle guardie, scusate la ripetizione, così da poter entrare armato dal padre per far cessare tutto ciò, il quale però non se ne sbatte letteralmente nulla anche di farsi sparare, dato che appare avvolto da un'aura di intoccabilità.
A quel punto Elkenburg decide quindi di spararsi per non continuare più questa storia, ma ecco che la sua bestia di Nen, manifestandosi, dimostra che non lo permetterà, citando Jojo. Il padre gli spiega quindi che l'unico modo per far prosperare la nazione è che ci sia un re forte, e se vuole essere un re forte, che farà prosperare quella stessa nazione, dovrà compiere delle scelte. La cerimonia non si può fermare, ed Elkenburg dovrà accettare ciò che dovrà fare, e si prepara quindi a far parte anche lui di tale lotta. Vediamo se intanto ho capito però l'abilità di Elkenburg. Lui in pratica trasforma la sua aura Nen peculiare, creata appunto catalizzando il potere di tanti altri tramite la sua bestia, in una freccia e quella dei suoi seguaci in un'armatura. Scaglia la freccia e questa è letteralmente impossibile da parare o evitare. Una volta che questa freccia ti colpisce, la persona viene scambiata, la sua coscienza si annulla e al suo posto viene inserita quella di un altro sottoposto fedele al principe. Giusto? Ah sì, hanno ucciso un altro principe. Ma di lui ce n'è mai fregato qualcosa? Direi di no. E la sera del giorno 8 inizia la cena di gala. Questo credo sia comunque uno dei miei capitoli preferiti nella sua semplicità narrativa. Vi prego, leggetevelo, non vi basate solo sul mio racconto. La sera si tiene quindi uno spettacolo, ma in realtà è tutta una copertura affinché Melody possa distrarre tutti per 3 minuti grazie alla sua fantastica musica capace di portare gli animi in un altro regno, dando la possibilità alle due sorelle di scappare, aiutate dall'altra guardia dell'associazione Hunter, che subito dopo decide di suicidarsi, in quanto serve un capro espiatorio e non ha più nulla da perdere da quando sua moglie e sua figlia sono morte in un incidente. Fugetsu e Kachou credono di essere riusciti a fuggire, ma a quanto pare sulla nave è presente una sorta di potere che impedisce la fuga, uccidendo chiunque ci provi. Tuttavia pare loro riescano comunque a salvarsi per il rotto della cuffia, tornando nelle loro stanze grazie al potere di Fugetsu. Ma non è così. La Kachou che vediamo è in realtà morta, e quella è solo la manifestazione del suo potere Without You, che nel caso della morte di una delle due genera una copia della deceduta che starà per sempre insieme a quella rimasta in vita. Che tristezza. Torniamo indietro. Giorno 7. Niente di interessante da parte di Finks, Nobunaga e Pornobuff. O meglio, interessante ma con poche info effettive. Le mafie sono comunque legate in un certo senso e quindi dispettucci di uccisione sono accettati e si risolvono tra i capoclan che chiedono poi un pagamento per chiudere un occhio, ma solo se è richiesto in 24 ore e se il capoclan è nella sua abitazione, cosa che Morena non è. E ciò significa che è scesa sul ponte per combattere scatenando una guerra. E nulla, Finks dice ok, diteci dov'è che andiamo ad accoppare tutti. Insomma, si stanno infilando in una guerra e sarà un casino tutto qui. Intanto, Serry Edney ci si sta allenando col suo Nen e Teta spiega come sia riuscito, senza neanche rendersene conto, a manifestare la sua bestia Nen e in più il suo potere fisico creato sulla sua personalità. Un casino immane. Il principe ha quindi ovviamente sviluppato Ten e Ren alla perfezione e Teta vuole che ora impari a utilizzare bene lo Zetsu, ovvero disattivarsi completamente. Il vero piano di Teta è farlo andare in Zetsu affinché abbassi completamente la guardia dalla sua bestia Nen e lei possa ucciderlo. Siamo ancora indietro nel tempo rispetto alla morte di Kachou, a 30 minuti dall'esibizione di Melody più o meno. Serry Edney ci si sta allenando nel suo Zetsu con Teta, che praticamente gli dice che non dovrà muoversi o attivare il Nen qualsiasi cosa accada, che sia un piccolo colpetto o una tazza caduta, ed è praticamente tutta una scusa per estrarre la pistola e spararlo alla testa, col piano poi di suicidarsi anche lei subito dopo. Il momento in cui lei lo fa coincide quindi con i 3 minuti di esibizione di Melody e quindi con la morte di Kachou, e ciò fa sì che il tempo si fermi quasi per quei 3 minuti e le guardie intervengano successivamente. Ma ecco che, in maniera assurda, Serry Edney è ancora completamente vivo e intonso e chiede a Teta se l'allenamento sia andato a buon fine, la quale, dopo essere stata avvertita dalla bestia Nen del principe di non provarci mai più, si sente male per dei sensi. Serry Edney apprende ciò che è successo proprio nel momento in cui Melody suonava, supponendo sia stato anche per questo che il tempo si è fermato, e chiede allora di invitarla da lui per chiacchierare, mentre Teta si risveglia marchiata a pelle come avvertimento di ciò che ha fatto. Alla prossima le accadrà qualcosa che la farà cessare di essere umana. Ok, siamo tornati al giorno 9, successivamente alla morte di Kachou, che in realtà ora è tecnicamente viva per tutti, ma manifestazione Nen. Melody viene interrogata per capire cosa è successo, ed esce fuori che ora, per le sue abilità, molti principi hanno messo gli occhi su di lei, mentre le due principesse giurano che siano state costrette dall'uomo che si è poi suicidato in quella fuga.
ma qualcosa comunque non torna a molti. Elkenburg intanto fa esperimenti col suo potere e nota come, quando inserisce la coscienza di una sua guardia in quella del suo avversario, il corpo della sua guardia pare dormire, ma la coscienza di quell'altra persona? Inizia quindi a fare esperimenti, ma le sue ipotesi non ci vengono poi dette perché Togashi non vuole che sappiamo nulla. E quindi, per fare una prova, manda una sua guardia in un corpo di una guardia di Benjamin a suicidarsi, scoprendo quindi che alla morte di quel corpo la coscienza torna indietro al corpo originale. E intanto però Benjamin capisce che Elkenburg è diventato pericoloso, male male male, e in tutto ciò Kurapika stabilisce che ora i suoi allievi possono fare il test del bicchiere con la foglia e decide che la prima a farlo sarà l'ancella, per dimostrare non dipendere da sesso o apparenza il potere Nen, ma che faranno tutto in una stanza chiusa. Qualcuno si oppone, ma non è importante perché Kurapika se ne frega. Sir Yednich intanto si sta ancora allenando con lo Zetsu e subito dopo vorrà un po' combattere per capire al meglio alcune cose, e dichiara inoltre che le ragazze che mentono sono comunque carine. Servirà a qualcosa? Ship ufficiale fra Tse e Teta? Rule 34? Cerchiamo. L'intero capitolo è un capitolo flashback di ciò che è accaduto alle 20 del giorno 8, ovvero Sir Yednich che si allena con Teta mentre Melody si prepara a suonare, tutto visto dagli occhi del principe, finalmente per spiegarci cosa è successo. Io mi limiterò a dire come funziona questo potere, se poi volete anche vederlo recuperatevi il capitolo intero, perché Togashi dimostra di saper spiegare King Crimson di JoJo meglio di quanto Araki non sia mai riuscito a fare. Sarà che Togashi con ste cose ci è fissato un botto mentre Araki se ne sbatte? Possibile. Nel momento in cui Sir Yednich entra in Zetsu chiudendo gli occhi, ha istantaneamente una visione del futuro di 10 secondi. In pratica, nel tempo che ci mette a chiudere gli occhi ed entrare in Zetsu, lui vede il futuro di 10 secondi. Quando riapre gli occhi, vive appunto quei 10 secondi visti. Lui può muoversi diversamente rispetto alla sua visione, ma gli altri non se ne accorgono. A esempio, se nella sua visione Teta fa cadere la tazza, lui si spaventa e glielo rimprovera, quando riapre gli occhi Teta farà cadere la tazza, lui cambia carattere, quindi invece di spaventarsi magari fa finta di nulla, Teta lo rimproverà lo stesso. Quindi i 10 secondi visti accadranno a prescindere, le reazioni delle persone saranno identiche, ma lui potrà comunque muoversi. Ma non è tutto. Se dopo aver avuto quei 10 secondi istantanei chiudendo gli occhi continua a tenerli chiusi, avrà due extra. Continuerà a vedere altri 10 secondi successivi e in più sentirà perfettamente tutto ciò che gli capita attorno. E quando finalmente riaprirà gli occhi, rivivrà tutto ciò che è successo in quel tempo accumulato. Ancora una volta, quindi, vivrà tutto quel tempo. Le reazioni degli altri non cambieranno, in quanto loro vivranno ciò che lui ha visto, ma lui potrà cambiare il risultato dal suo punto di vista. O almeno ho capito io così. Ed è per questo quindi che lui, chiudendo gli occhi, ha visto Teta che lo sparava, allora lui si è spostato alla traiettoria del proiettile, ma Teta era comunque convinto di averlo ucciso, perché appunto lei ha comunque vissuto la visione, solo che è cambiato il risultato. E questa dovrebbe essere la sua abilità Atsu, quel coso che ha creato, non la bestia Nen che invece per ora marchia chi mente e poi fa accadere qualcosa di brutto. Vediamo se ci sbrighiamo in fretta però adesso, dai. Kurapika vuole risvegliare ufficialmente il Nen di tutti e lo farà tramite l'attacco, che è come quando Wing lo sviluppò in Gon e Killua. Tuttavia, un attacco del genere potrebbe essere letale per alcuni e di conseguenza userà un attacco gentile, che è praticamente un modo per far sbloccare, tramite anche un atto curativo, il Nen. Quindi prende l'abilità di Bill di crescita, usando la sua siringa, che attaccherà poi a chi è senza potere Nen, similmente a come fatto con la regina. Chiaro? Ottimo. E poi nulla, sblocca i poteri, mentre tutti quelli fuori ragionano sul fatto che se Kurapika volesse potrebbe approfittare per ucciderli tutti. E nulla, comunque basta scherzare su questa tavola, davvero. Ha molti dialoghi, ma letteralmente è l'abilità di questo personaggio. Predator fa una kill istantanea 100% solo nel momento in cui lui capisce al 100% le abilità di chi ha di fronte. È normale che i suoi pensieri siano un muro di testo, perché Togashi vuole farci capire il suo ragionamento e il funzionamento di Predator. Basta con questa cosa che Togashi scrive un libro. Basta! Imparate a leggere il manga, oltre che i meme. Oh, siamo al giorno 10, ore 11:30, e un rombo squarcia il silenzio.
In realtà, durante il giorno 9 era stato discusso l'accaduto del suicidio dalle guardie di Benjamin tra le sue guardie, giungendo alla conclusione che non fosse stato costretto a suicidarsi, ma in qualche modo manipolato, e di conseguenza devono ancora scoprire il più possibile prima di qualunque mossa. E torniamo quindi al giorno 10, 11 e 30. Gli uomini di Benjamin continuano a cadere uccisi da Elkenburg, e di conseguenza diventa necessario un aiuto esterno, anche perché intanto molte truppe sono state mandate ai ponti inferiori, e fanno quindi il loro arrivo gli uomini in giacca e cravatta, tra cui c'è Steiner. Ricordate il tizio che fece la conferenza sui problemi per arrivare al continente? Lui. Loro prelevano Erkenburg e lo portano quindi in un presunto processo per vedere il da farsi. Intanto una delle guardie di... chi era? Ah sì. Una delle guardie di Tyson sta leggendo il famoso canone, finendo per appassionarsi sempre più e attivando quindi la bestia nenne della principessa, che appunto consiste nel far accadere cose belle a chi segue questo canone, e infatti poi festeggiano il suo compleanno, anche se non è il giorno del suo compleanno. Bello. Ci spostiamo allora nella stanza VIP, dove Camilla sta sotto sorveglianza e Togashi ne approfitta per aggiungere tantissimi altri personaggi alla sua scorta, queste non persone, ovvero poveracci a cui Camilla ha dato una casa, che hanno il compito di maledire ognuno un principe tramite le loro abilità Nen. Ogni giorno pregano maledicendo il principe, portando sempre con loro una foto e un oggetto del principe. Più pregano, più la maledizione è efficace, e suicidandosi attivano la maledizione, con tempistiche in base alla distanza dal principe, inducendolo prima allo Zetsu e poi uccidendolo effettivamente. E la moneta di Chōrai ora indica 10 e non più 1, che vuol dire? Boh. Chōrai immagina che le monete serviranno quando sarà re e si dirige quindi a chiedere consiglio al capo degli Shu, fratello di suo padre, il quale però non sa nulla se non dirgli di aspettare un po', perché vince chi sa aspettare a detta dell'imperatore. Hisoka non è sicuramente al ponte 4 e di conseguenza verrà permesso ai ragni di salirci, in quanto vogliono essere prima quelli della mafia a prenderlo, e decidono anche di muovere ufficialmente guerra a Morena, capo del clan Ei, con Kazuro e Lynch che si uniscono. Chi sono? Lo sapremo presto, credo, spero, immagino. Questi salgono al ponte 3, ma vengono subito notati da alcuni del clan Ei, credo siano di quel clan, che li attaccano con un calcio e una coltellata. Ma ecco che zan zan zan, il ragazzo ha un'abilità che rende il suo sangue tipo dei fili manipolabili, con cui fa fuori il tizio, che tra l'altro mi ha ricordato anche uno dei manga di esordio di Togashi, magari vi metto qua la tavola. Mentre la ragazza ha tipo un'abilità che ricorda Pakunoda, che pone delle domande e sferrando dei pugnazzi la voce interiore delle persone risponde. E invece il terzo tizio trasforma gli oggetti in esseri viventi, che però mantengono le funzioni originali. In questo caso, fucili serpenti. Fucili serpenti. Per oggi è davvero tutto. Non so se quando uscirà questo video Hunter x Hunter sarà già tornato o meno, ma tutti noi siamo sicuramente sempre in maggiore trepidante attesa. La mia idea, se comunque questo video farà successo, sarà quella di affrontare ogni futuro capitolo con video settimanali di analisi, e in più di portarvi a breve una sorta di un video da circa un'ora in cui analizzo al dettaglio tutto il primo arco narrativo di Hunter x Hunter, la saga dell'ottenimento della testa. Un po' sullo stile di Dragon Ball al microscopio, però un video unico come quello fatto per Berserk. Se vi è piaciuto questo video vi invito quindi a passare da Instagram e TikTok, oltre che magari iscrivervi, lasciare like e commentare un po' come solo voi sapete fare. Io sono Ocelot MDB e noi ci vediamo, come sempre, a un prossimo video.